Da Andria a Napoli, un viaggio che dalla Puglia si ferma in Campania, dove il pittore andriese Riccardo Tota si è affermato come artista impegnato nella paesaggistica e nella ritrattistica con notevoli effetti coloristici dal 1889 al 1998. 99 anni di vita, interamente votati alla pittura e all'osservazione della realtà, da cui Tota ha preso spunti per realizzare centinaia di opere, alcune della sua antologia, altre recuperate da collezioni private ed esposte al Centro Culturale Le Muse di Andria, che dopo più di 35 anni ritorna a presentare al pubblico un artista andriese poco conosciuto. La prima mostra l'abbiamo fatta nel 1976, ma proprio consapevoli del fatto che ad Andria è poco conosciuto perché è vissuto pochissimo, nel senso che lui è naturalizzato napoletano e è vissuto sempre a Napoli ed è morto anche a Napoli. E soprattutto diciamo è anche un omaggio a un nostro concittadino, ci sembrava quasi una cosa naturale. Dopotutto questa mostra viene una specie di continuazione ideale della mostra antologica che è stata fatta presso la Pinacoteca Provinciale di Bari. E noi abbiamo fatto una selezione di opere di quella grande antologica e la maggior parte appartengono alla famiglia Tota. Poi ci sono anche quattro opere provenienti da collezioni private. Però ecco, soprattutto il nostro intento è quello di far conoscere a un pubblico più vasto e non soltanto agli addetti ai lavori o ai familiari questo artista. All'inaugurazione della mostra ha partecipato anche il figlio dell'artista scomparso che da Napoli ha raggiunto nuovamente la Puglia dopo un'altra importante occasione. L'elemento catalizzante è stato la mostra organizzata dalla direttrice della Pinacoteca di Bari, la dottoressa Gelao, che ha dedicato appunto una mostra a mio padre, che è stata inaugurata mi pare il 17 di dicembre, 16 dicembre del 2012 e si è chiusa ad aprile del 2013. E quindi questa che ha raccolto circa 130 opere di mio padre che abbracciano un periodo che è andato dagli anni 20, gli anni della sua formazione fino agli ultimi anni, mio padre è morto a 99 anni e quindi questo è stato un elemento senz'altro centrale dal quale poi è gemmata questa iniziativa da parte del Centro Le Muse.